Eccoci di nuovo con Dalla parte degli animali e il mio bellissimo Poncio, questo cagnolino stupendo che mi ha dato tanti baci in questa mattinata. Ora ci racconterà la sua storia attraverso le parole della nostra bravissima Alessandra Russo, volontaria della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, che li ha salvati, e ci racconterà anche la storia di Donatello, quel cagnolone bellissimo che invece arriva dalla Puglia. Allora Alessandra, cominciamo con questa birba. Allora, Poncio è un randagino che arriva dall'Abruzzo, lui ha 3 mesi e mezzo e cerca famiglia, è un incrocio beagle, quindi un carattere abbastanza particolare. Nel senso che sono un po' testardi, hanno una bella personalità e guardalo lui com'è dolce, e sono però bellissimi. E Donatello, Alessandra? Donatello è una delle vittime dell'emergenza Covid del 2020. E lui, insieme ai suoi fratelli, era di una famiglia che purtroppo si sono malati di Covid e sono venuti a mancare, e quindi ci hanno segnalato questa triste storia di questi cani finiti in un canile lager. E da allora, povero sì, Donatello. Da allora cerca casa. Beh, è l'occasione per ricordare ancora una volta il grande lavoro che la nostra LEIDA, la Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, ha svolto in aiuto alle persone, alle famiglie malate di Covid nella gestione dei propri animali. Sono stati tantissimi cani e gatti che in tutto quel periodo, in tutti i mesi scorsi, nell'anno passato, noi abbiamo preso in carico e che tuttora cercano famiglia, e sul nostro sito potete ancora vedere i loro musetti. E tu sei impaziente, ok, ci siamo, stai dicendo: Michela, ma vuoi dare il mio numero di telefono? Va bene, Alessandra, ha ragione Poncio, diamo il numero di telefono. Allora, per adottare queste due meraviglie potete chiamare il Villaggio Quattro Zampe al numero 346 177 5741, oppure come sempre potete scrivere a portami a casa @dallapartedegliani.it. E io